Questo video ti farà sentire meglio se ancora ti senti in colpa per aver sperperato quei 100-200 euro per un qualcosa di cui ti sei pentito subito dopo. Infatti, andiamo a vedere come alcune delle più grandi aziende del mondo tech hanno sperperato miliardi di dollari in quelle che sono passate alla storia come peggiori acquisizioni di sempre. Oggi ne vediamo quattro e sicuramente da una parte ci faremo alcune risate pensando a come alcuni di questi affari poi, almeno visti ex post, non abbiano senso, e dall'altra ci divertiremo anche a fare un viaggio nel passato e provare a ricordarci alcuni di questi brand che magari erano quasi stati rimossi dalla nostra memoria. Partiamo quindi dalla posizione numero 1, per cui ho selezionato l'acquisizione di Motorola da parte di Google. Chi di voi, almeno quelli della mia età, non si ricorda il Motorola Razr, per esempio? Un telefono veramente iconico che, almeno nel pullman delle mie scuole medie, combatteva forse solamente con qualche modello dei Nokia. Nokia che tra l'altro ritornerà anche all'interno di questa lista, ma ne parliamo dopo. Motorola è stato sicuramente un brand iconico per il mondo dei telefoni cellulari e anche altro. Una cosa che in pochi si ricordano è il Motorola Rocker, avevano questi nomi strani senza vocali, che è stato il primo telefono ad avere iTunes preinstallato. E perché è importante? Perché è stato un telefono costruito con, diciamo, la collaborazione della Apple, poi le cose non sono finite benissimo, e di fatto alcuni dicono essere stato un predecessore dell'iPhone, un telefono che ha anche insegnato alla Apple stessa come fare telefoni. Poi ci sono stati un sacco di problemi interni tra varie divisioni di Motorola, magari potrebbe essere anche una storia interessante per un altro video, ma io nel frattempo vi lascio in descrizione un articolo di Slidebean che parla più nel dettaglio di quello che è successo all'interno di Motorola. Ma quindi, cosa succede dal punto di vista di Google? Beh, Google decide di spendere 12,5 miliardi di dollari nel 2011 per acquisire Motorola. Un'acquisizione che all'epoca sembrava forse avere anche senso, perché Google aveva da poco acquisito Android, si stava stabilendo come uno dei leader anche nel mondo della telefonia mobile e stava producendo anche i propri telefoni, che forse ricorderete all'epoca erano chiamati Nexus. Beh, a proposito di Nexus, già pochi mesi, pochi anni dopo l'acquisizione di Motorola, Google neanche faceva produrre più telefoni a Motorola stessa, ma, per chi di voi si ricorderà, ha cominciato a chiedere aiuto sia a Samsung che a LG. Resta in pace anche il dipartimento dei telefoni di LG, che da qualche anno ha smesso di produrli. E già nel 2014 Motorola è stata venduta per 2,9 miliardi di dollari, quindi una perdita netta incredibile da parte di Google. Giusto un pochettino meno di 10 miliardi sperperati in questo modo. E per chi di voi fosse curioso, la parte di Motorola Mobility, quella legata ai telefoni, è stata venduta a Lenovo nel 2014 e ancora oggi ci sono dei telefoni Motorola in circolazione, in particolare dei flip phone, quelli che si aprono e si chiudono, un po' come il Razr. Hanno cercato di far leva sull'effetto nostalgia, per adesso sembra non funzionare benissimo, però chi lo sa, magari risorgerà ancora una volta dalle sue ceneri. Alla posizione numero 2, per celebrare la fine di una grandissima serie TV come Succession, non potevo non nominare un'acquisizione di un'azienda di Rupert Murdoch. News Corp sborsò 500 milioni di dollari nel 2006 per acquisire, oh, MySpace, chi di voi si ricorda ancora MySpace? Bene, questa dal 2006 al 2007 sembrò l'idea migliore del mondo, infatti l'aumento di valutazione di MySpace fu incredibile in quell'anno, passò dai 500 milioni per cui era stata acquisita ai 12 miliardi proposti in discussione con Yahoo. Si parlava addirittura di una fusione al momento. Ma proprio in quel momento Yahoo perse l'occasione di passare alla storia come indiscutibilmente la peggiore azienda in termini di acquisizioni e fusioni, perché vedremo che Yahoo in realtà all'interno di questa lista e futuri episodi, magari se vi piacciono, fatemi sapere se devo continuare. Yahoo sarà presente tantissimo, cioè, diciamo che nonostante la storia relativamente breve, avremo tanto da dire sulle sue acquisizioni. Però, ecco, questo affare non si concluse e subito dopo cominciarono i problemi per MySpace, che di fatto ad oggi è un brand praticamente morto. Sicuramente tra i problemi si annoverano le direzioni strategiche di MySpace, diciamo che strizzavano un po' l'occhiolino al mondo della pirateria, specialmente in ambito musica. Insomma, chi di voi era avvezzo all'internet in quegli anni saprà di cosa sto parlando. Anche dei problemi per quanto riguarda la volontà di monetizzare la piattaforma nel breve termine.
ma soprattutto il motivo più famoso fu Facebook. E rimane impressa una frase storica. Il giorno in cui Facebook fu valutata 15 miliardi di dollari, la frase recita che se la stessa valutazione di 357 dollari per iscritto fosse applicata ai tantissimi 185 milioni di utenti registrati su MySpace, la valutazione di MySpace sarebbe dovuta essere di 65 miliardi di dollari. Beh, come vedremo, questa profezia non si esaudirà mai, e addirittura qualche anno dopo il valore di MySpace è stato ridotto a 35 milioni, quando nel 2011 è stata venduta a una serie di venture capitalist, tra cui anche Justin Timberlake. Fun fact. Per la posizione numero 3 ho deciso di tornare nel mondo mobile, ho promesso che vi avrei parlato di Nokia ed eccola qui. Infatti, nel 2014 per 7.2 miliardi di dollari Nokia viene acquisita da Microsoft. Microsoft che aveva già stabilito una partnership con i produttori di telefoni svedesi, se non sbaglio, perché appunto dal 2011, se non forse anche un pochettino prima, Nokia stava producendo quelli che erano i Windows Phone. Windows si sentiva molto in difetto rispetto ad Apple, rispetto a Google, perché era rimasta indietro nella corsa ai sistemi operativi per telefoni. Ma pensate un po', solo 2 anni dopo questa acquisizione Nokia fu rivenduta per 350 milioni di dollari. Una perdita sicuramente ancora inferiore a quella di Google con Motorola, ma diciamo che questa idea di riportare in auge dei brand di telefoni che hanno perso lo smalto, ecco, forse non ha funzionato benissimo nella nostra storia. E vediamo anche altre similitudini con la posizione numero 1, no? Quindi un'azienda, in particolare un CEO, Steve Ballmer, che in questo caso aveva perso il treno del mondo mobile, sono di developers, 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 e che voleva provare a rientrarci, riesumando un brand che stava perdendo sicuramente smalto interesse per quanto riguarda la produzione di telefoni. E Windows Phone poi in realtà per un motivo o per un altro non ha funzionato. Forse il motivo più grande che ricordo io è il fatto che almeno di default e all'inizio non supportasse le applicazioni Android. Ricordiamo, le applicazioni sono state uno dei selling point più forti, più importanti prima dell'iPhone e poi successivamente di Android. Era uno dei motivi per cui tantissime persone sceglievano l'iPhone, no? Alle applicazioni fatte meglio. Questa per anni è stato un tema ricorrente. Windows Phone non supportava, aveva moltissime applicazioni in meno perché non riusciva nativamente a supportare quelle applicazioni che le persone avevano già sviluppato per Android. E un po' come ci insegna il chicken and the egg problem, se non hai le applicazioni non riesci a avere utenti, se non hai abbastanza utenti non riesci a spingere gli sviluppatori a creare applicazioni per il tuo telefono. E come ultima posizione di questo video vi avevo promesso Yahoo ed eccola qui, l'affare che ha reso ricco Mark Cuban, il famoso squalo di Shark Tank, quello che gli ha permesso di comprare i Mavericks, che poi ha permesso una delle più grandi cavalcate del basketball moderno nel 2011 con Dirk Nowitzki che vince il titolo. Se avete seguito non state piangendo, non avete un cuore, ma soprattutto è grazie a questo affare ed è grazie a Mark Cuban che diventa miliardario che abbiamo il personaggio di Russ Hannerman in Silicon Valley, il Tres Comas Club. E se non avete visto Silicon Valley, ragazzi, cosa state facendo? Cioè, chiudete questo video, andate a vederla immediatamente, una serie fantastica. E se non avete idea di che cosa stiamo parlando, ve lo spiegherò proprio con le parole di questo personaggio, di Russ Hannerman. Avete mai sentito parlare di ROI? No, non Return on Investment, ma Radio on the Internet. Infatti, nel 1 aprile 1999, Yahoo annuncia l'acquisto di Broadcast.com, un'azienda che mette la radio su Internet, permette di sentire la radio tramite Internet, per 5.7 miliardi. Ma non fu un pesce d'aprile. Con ben 570.000 utenti pagati al peso d'oro di 10.000 dollari a testa, infatti Mark Cuban incassa in stock di Yahoo più di 1 miliardo di dollaro netto, infatti le vende praticamente il giorno dopo, se ne scappa con la borsa, e il suo servizio è stato chiuso veramente pochissimo dopo, nel 2002. Questo è stato un affare, se vogliamo, fortemente condizionato dalla bolla del dot-com. Infatti l'azienda è stata acquistata proprio nel mezzo di questa bolla gigante che scoppiò poi nel 2001 e il servizio chiuse nel 2002, quindi appunto poco dopo che tutte le valutazioni del mondo tech venissero decimate, se non a volte di più. Quindi tutto quello che aveva dot-com nel nome nel 99, nel 2000, riceveva valutazioni senza senso. Forse l'unica azienda dell'epoca che si è salvata e che ha continuato a fare benissimo è stata Amazon, ma a parte quello ci sono veramente pochi superstiti.
E questo ci ricorda che in un momento di bolla bisogna stare attenti agli acquisti che si fanno. Ora sicuramente siamo in una bolla dell'AI che da certi punti di vista potrebbe avere molto in comune con il dot-com, perché quello che ci insegna anche la bolla del dot-com è che non tutto quello che esplode in senso di bolla si rivela poi essere un qualcosa di inutile. Però ecco, diciamo che a volte ci sono tecnologie utili come internet, come l'AI, che però subiscono un periodo di euforia forse esagerato per quello che riescono a fare sul momento, e quindi poi la bolla esplode ed eventualmente poi invece il valore comincia a vedersi in maniera più concreta e le valutazioni di alcune delle aziende, quelle che rimangono e sopravvivono fondamentalmente, aumentano ancora di più. Quello sicuramente. Questo non vuol dire che abbiamo raggiunto il massimo della valutazione che mai si arriverà, sia lato internet che lato AI, però ecco, credo che sia un reminder importante per tutti noi. Io spero che questo video vi abbia intrattenuto, sia stato interessante, magari vi abbia aiutato anche un po' a ricordare questi momenti storici per il mondo tech, che vi abbia fatto anche riflettere un pochettino, non lo so, questo video fa intrattenere ma anche riflettere? Ditemelo nei commenti. E se volete io sto preparando altri video di questa serie, sia con altre acquisizioni pessime, ma anche con ottime acquisizioni, quindi magari andremo a parlare un po' delle acquisizioni che hanno fatto la storia di Google, che hanno fatto la storia di Microsoft, di Apple, tutto quello che è stato un momento fondamentale in positivo per tantissime aziende che ancora oggi sono veramente storiche. Quindi vi ringrazio ancora per aver seguito questo video e noi come al solito ci vediamo presto. Ciao ciao!